allora adesso voi, io ho pensato proprio che voi, detto, questi qui ci aiuteranno di sicuro perché devono evitare il dispiacere che ci hanno dato, allora siete qua. Non è che voi avete dato il piacere di darsi, che li avete dati perché era vostro dovere, certo. Cercare di darsi. Adesso è vostro dovere cercare di darsi qualche gioia. Sapete tutto di Brescia, penso. Abbiamo una squadra di giovani, giovanissimi, tutti di belle speranze. Voi siete due ragazzini che avete la vostra esperienza di grande qualità. Sono sicuro che ci aiuterete ad avere risultati importanti. Sappiate che il calcio è bello se si gioca per vincere, e bisogna cercare di vincere sempre. Sempre si gioca di vincere perché è bello partecipare alle gare per vincere. Si gioca di vincere perché da quando ho messo la storia dei tre punti, che è la trovata più geniale che è stata fatta, più indovinata che è stata fatta nella storia del calcio, perché non ci sono più partite che si tira a campare sullo 0-0, ma è proprio, siccome giocare è sempre un gioco, bisogna anche divertirsi. Tu che sei esordiente sappilo che nella tua carriera futura devi capire che devi divertirti sia in partite che in allenamento. Forse ti viene ancora di sparare, ma sei troppo giovane, ci si diverte, diventa molto piacevole il vostro lavoro e il vostro gioco, che allora diventa veramente un divertimento giocare. Sappiate che a Brescia noi abbiamo 1,5 milioni di bresciani, anche se la città ne ha 200,000, e difatti io improvvero sempre questa città perché non ha un stadio adeguato a 1,5 milioni di bresciani, ma forse si risolverà anche questo problema. Sono solo 30 anni che ne parlo di questo. E bisogna avere la forza di sognare, e voi dovete essere d'esempio nel portare entusiasmo. Lo so che è difficile portare entusiasmo per aver passato i 20 anni come te, ma però bisogna avere la forza di portarli, e bisogna avere la forza di portare entusiasmo. E bisogna sempre pensare, capire che al di là delle capacità reali di un calciatore, il fare gruppo è sempre la cosa più importante, e voi sarete sicuramente determinati nel fare gruppo nel Brescia Calcio, per ascoltare il vostro allenatore, che è un buon allenatore. Va bene, benvenuti, in bocca al lupo. Grazie per aver venuto. Loro sono, non hanno tanta voglia di sentirmi parlare, perché 50 anni che mi sentono parlare, per cui credo che preferiscono fare una domanda. Però una domanda a lei, come ha fatto a farsi convincere a prendere loro due, visto che era determinato chiuderlo come si era chiuso? Ma io non mi sono mai determinato di chiudere, mi avete appellato voi di determinato di chiudere. Ho sempre saputo che questa squadra mancava qualcosa, abbiamo cercato di fare le cose al meglio. Abbiamo aspettato un po' tanto. Devo anche dire che ad esempio per Cordia mi ha aiutato molto il vicepresidente, perché sennò il Brescia non poteva farlo in questo periodo. È un nostro periodo storico, che finanziariamente è così, e sicuramente è stato determinato. Di Luigi Salieri. Per Cordia è stato determinante Luca Salieri. Presidente, lei aveva detto l'ultimo giorno di mercato: non prendo tanto per prendere, è per questo che ha aspettato e poi ha preso Cordia Stolini. O si è fatto con anche quello, anche quello, la questione economica, ma principalmente prendere della gente che veniva
non potevamo prendere dei giovani promettenti perché siamo pieni, gente d'esperienza e che di sicura professionalità, specialmente mi riferisco principalmente a Scovini, di sicura professionalità, altro via, ho fatto tanti anni, ho fatto un po' di più, tanti anni. Tre anni, io sono uno dei più grandi intenditori di calcio italiano, che è un grande mio amico Pino Vitali, che mi ha detto vai sul velluto, è quello che ti serve. Lui mi ricordava i dispiaceri che ci ha dato, le sue qualità, che sono molto importanti, bravo di testa e rapido, cosa che il nostro attacco si può integrare, non è vero che non si può integrare con Caraccio, si può integrare benissimo, certo con Caraccio lo vero, perché il Caraccio l'abbiamo visto per tutte le partite, si integra con nessuno, ma sappiamo che non è questo Caraccio. È d'accordo con Saleri che ha parlato con i due acquisti di squadra da playoff questa notte? Vincono le partite poi ne parliamo. In Serie B tutte le squadre sono una sorpresa, adesso sono fenomeni quelli che hanno fatto tre partite e vinte tre partite. Ricordiamoci che noi nella storia, noi siamo la città che ha fatto più Serie B di tutta Italia, ma anche nella mia gestione abbiamo vinto 10 partite di fila, poi non siamo neanche arrivati ai playoff qualche volta, 5 o 6 forse. Playoff ci sono 12 anni, ne abbiamo fatti 5 di playoff, 3 o 4 o 5, e ne abbiamo vinto solo una volta. Non volevamo più andare in Serie B, ci siamo ricascati, è chiaro che vogliamo risollevarsi. Per risollevarsi bisogna che loro si portino esperienza e spirito di gruppo, e bisogna che qualche giovane esploda, fuori dubbio. Però bisogna sapere che c'è questa possibilità e bisogna non rassegnarsi mai alle non vittorie, e voi dovete portare questa mentalità in questo video. Secondo lei giocatori come Corri o anche come Scovini in questa esperienza possono dare poi qualcosa in più anche in campo a livello di rapporto arbitrale, visto quello che è successo a Spezia Domenica? Cioè avere più peso anche da quel punto di vista? In effetti noi abbiamo quest'anno, sono tre partite, non si può parlare di anno, ma ad esempio l'anno scorso non posso lamentarmi degli arbitraggi in generale del Brescia, quest'anno siamo partiti tre partite incredibili, due fuori che con due arbitri se potevano segnavano loro per far vincere la squadra di casa, e una in casa che l'abbiamo vinta, ma l'arbitro anche qui contro, non ho capito per quale motivo, ma credo che sia casualità. È troppo, non penso neanche che ci sia volontarietà di danneggiare il Brescia, penso che sia casuale che ci sono capitati tre arbitri, uno di seguito all'altro, di questo tipo. Certo, quello di domenica c'è molta incapacità, e poi perché gli arbitri che si fanno condizionare in un campo di dove ci sono 5 o 8 mila spettatori, non possono arbitrare né in Serie B né in Serie A. Però sono sicuro che non è il sistema che fa fare così, ma è la casualità del momento. Loro certamente hanno, con l'esperienza che hanno, possono anche intimorire qualche arbitro, che sono la maggioranza, sono più giovani di un milione, sicuramente. Di me sicuramente. Ragazzi, a voi. No, l'ultima domanda, lei si aspettava questa, cioè la contestazione, adesso si aspetta questi blacchi dopo questi blocchisti? La contestazione, sai quante contestazioni ho avuto io? Non me la ricordo neanche. Tanto per dirti quanta importanza gli do. Quando perdi tre partite ti contestano, quando ne vinci tre sei un dio, e questa è la storia del calcio, non solo a Brescia ma in tutte le città. Indubbiamente non sono comprati questi, non sono arrivati questi due giocatori per la contestazione, arrivavano perché sapevamo che avevamo bisogno di un po' di esperienza della squadra, si dica sempre attenti alle occasioni, e meno male che staremmo ancora cercando, anche perché adesso si cerca nel mondo, non solo
in Italia. La nostra squadra è naturalmente, per la nostra squadra, preferiamo dei giocatori che hanno esperienza del nostro calcio e che fossero italiani. Diciamo che sono capitati al momento giusto un tipo di giocatori che pensiamo aiutino questo gruppo, giochino o no, sia chiaro. Certe volte è più importante non giocare che giocare. Loro lo sanno, è inutile dire. Io mi auguro che giochino, questo è un problema. Bene, io passerei i microfoni a Lorenzo Stovini, chiedo gentilmente ai giornalisti di presentarsi perché giustamente non vi conoscono ancora. Suo, pensavo fosse. No, sto registrando qui. Prego. Vincenzo Cordella di Brescia, oggi piacere. Lei che ha giocato tanti anni in Serie B, come ha sempre considerato Brescia da avversario? Brescia è stato un campo difficile, insomma, in Serie A calda, insomma, sempre state partite praticamente alla morte, insomma, sempre state molto, molto difficili. Ecco. Già me lo ricordo dai tempi della Serie A, insomma, quindi. Fabio Pettino, Brescia TV, sì. Il presidente l'ha definito uomo di esperienza, Marco Zambelli il capitano l'ha già definita papà, ha passato qualche giorno con la squadra, come è stato l'ingresso nel gruppo del Brescia? No, l'ingresso tranquillissimo, insomma, qualcuno poi già lo conoscevo, ma assolutamente senza problemi, nel migliore dei modi, insomma. Sta a me adesso dare una mano per quello che posso fare e che voglio fare, insomma, ancora la voglia è tanta, l'entusiasmo è tanto, quindi. Vengo da un campionato dove ho fatto 43 partite su 44, quindi, insomma, toccando ferro sto ancora bene, facciamo tutti gli scongiuri del caso, quindi sono pronto a mettermi a disposizione in maniera più assoluta. Gianpaolo da Franchi, Brescia Oggi, Brescia TV, bentornato. Hai detto che conoscevi già qualche compagno, aiutaci a ricordare, per caso hai già giocato con qualcuno? Ho giocato con Budel a Lecce. E poi conosco Caracciolo, Arcari, insomma, non ho giocato insieme, però li conoscevo, insomma, come nome, certo, come fama. Erika Bariselli, Teletutto. Sei qua già da una decina di giorni, avrai già avuto modo di farti un'idea, no? Dovrai fare un po', non dico da chioccia, però dare una mano ai difensori soprattutto. Visti all'opera, che consigli stai già dando ad ognuno di loro, magari soprattutto a Salamon, che è più il tuo. No. Diciamo il tuo ruolo, no, e però no. Un giocatore che sta imparando. Non ho dato consigli a nessuno, insomma, ecco, ora detto, io mi devo solamente mettere a disposizione e chiaramente mi sembra già una buonissima squadra quella, da quello che ho visto da quando sono arrivato. Poi ripeto, cercherò di dare consigli, cercherò di fare come diceva anche Zambelli, il papà, un po' così, però insomma piace fare il papà. Sì, sì, no, quello se mi piace anche giocare, insomma, non mi ritengo assolutamente. So che non ho 20 anni, insomma, però voglio ancora dare tanto, quindi devo cercare di tagliarmi il mio spazio in primo piano, insomma, non è che con il fatto che magari vado per 36 anni possa mollare o possa dire magari stiamo fermi, una partita sì, una no. Se posso le voglio giocare tutte come ho sempre fatto. Poi quello sarà l'allenatore. Gianluca Mangia, giornale di Brescia, buonasera. Hai avuto modo anche di vedere non solo il Brescia, ma un po' l'inizio di questa Serie B, campionato che comunque conosci da tanto come Serie A, che impressione ti hanno fatto in generale queste prime tre giornate e quindi che spazio può ritagliarsi il Brescia da quello che hai visto fino adesso? Ma credo sia un campionato aperto come tutti gli anni, insomma, a differenza dell'anno scorso magari che c'erano essere squadroni per la B come il Torino, come la Sampdoria. Sembra un campionato molto equilibrato, adesso magari può essere partito bene il Livorno, il Sassuolo, ma è un campionato talmente lungo e difficile che non fare un pronostico adesso è assurdo, insomma, non, poi magari vengano stravolti perché ci può essere la sorpresa, quindi l'idea, insomma, è un campionato difficile e lungo, ecco, quello come è sempre stato. Comunque credo che Brescia si possa ritagliare uno spazio importante se riesce a trovare la giusta amalgama, insomma. Se tutte le cose vanno al loro posto, credo che possiamo fare veramente bene. Però ripeto, non è facile, bisogna andare in campo, cercare di fare bene, perché se poi non vengano le vittorie e le cose vanno male, è normale che tutto diventa più difficile. Potrei chiedere a me, Brescia ancora in Brescia, non è arrivato. Per fare nel tuo ruolo di una squadra in cui il ministro è stato, insomma,
molto importante degli ultimi decenni, ha un senso particolare, cioè ti può aiutare tu lui a dare un indirizzo alla squadra migliore. Magari che gli aiuti il mister da indirizzo, forse no, magari solamente il mister è più facile che aiuti anche me, nonostante magari possa essere avere l'esperienza a giocare in quella maniera, insomma. A tre, il mister è stato uno, la sua Vinese mi ricordo, insomma, a tre era una delle difese più, la vera difesa a tre insomma è stata quella, quando quella del Vinese, insomma, ecco, Perini, Calori, Bertotti. E quello che posso fare, ripeto, cercare di dare una mano per l'esperienza che ho e per quello che ho fatto in tutta la carriera. Come hai vissuto la chiamata del Brescia in extremis, in un periodo in cui il calcio è molto cambiato, dove giovani a tutto spiano, più che magari qualcuno per reali valori, per necessità economiche, uno come te, comunque con la tua carriera ancora integra e quant'altro, l'hai vissuta come una liberazione magari? No, sono stato molto contento, infatti ringrazio per che mi viene data ancora un'opportunità. Però poi non c'è stato. Ho fatto altre scelte, ne ho preso atto, intanto ho fatto il patentino a Coverciano, mi sono allenato, sono stato contento di questa chiamata, mi è piaciuto anche a mantenere la categoria, avevo avuto qualche chiamata da società di Lega Pro, ma ho preferito aspettare, non per denigrare la Lega Pro, però mi sentivo ancora magari di poter fare qualcosa di buono in questa categoria. Piuttosto avresti smesso? Ma quando non trovi squadra, vedi che ormai alla mia età è... non è facile, insomma, adesso ti bullano come un vecchio a 25 anni praticamente, quindi è normale che un po' l'idea, bisognava che me la facessi. Sì, quello miracolato. Però insomma sono contento, te lo spero sempre, insomma, quindi speravo sempre, ecco. Anche a Empoli anni fa arrivai, che erano i primi di novembre, per dire che ero svincolato dal Catania, quindi ci ho sempre sperato, se poi non ci fosse stata la chiamata mi sarei fatto una ragione, tutto qua, il discorso è molto semplice. Si è capitato bene come scusa? Si è capitato bene? Sì, no, infatti sono contento, sono una piazza importante, Brescia, quindi speriamo di farmi apprezzare per quello che ho sempre fatto. Qual è il tuo stato di forma attuale? No, adesso sto bene, insomma, mi sono allenato prima a Coverciano, poi con una squadra di Scandicci del mio paese, quindi. Poi vedremo un po' le decisioni del mister, però fisicamente sto bene, ripeto, toccando ferro e tutto. Saresti già pronto quindi scendere in campo? Sì, personalmente sì, poi magari anche non avendo poi 90 minuti ora non te lo so dire, se poi, però insomma sto fisicamente sono a posto. Tra i vari in bocca al lupo, cose varie che hai ricevuto, c'è stato una via Twitter di Emiliano Vigliano che ti ha detto vai tranquillo perché in bocca al lupo, ma vai tranquillo perché il bresciano magari al momento è duro, ma ti sa dare tutto quello che avevo. Sì, noi ci siamo sentiti, mi ha fatto gli auguri, insomma, anche perché li avevo fatti tanti io quando è arrivato a Firenze, quindi mi ha spiegato un po' Brescia, insomma, ecco, però è stato molto contento, è stata una cosa molto, molto carina da parte sua, quindi lo ringrazio ancora pubblicamente. Altre domande per Stovini? Passiamo a Corvia. Passione. Sì, intanto volevo ringraziare il presidente per avermi dato questa occasione e la società del Brescia. E doveroso anche ringraziare il Lecce perché comunque ho passato tre stagioni importanti dove insomma sono riuscito a vincere due campionati e è una cosa che non è facile, quindi penso sia doveroso ringraziare anche il Lecce. È stata un'estate calda, sì, perché comunque tutte queste vicende che hanno toccato la società, quindi poi c'è stato anche il passaggio di proprietà, quindi non si sapeva bene come operare nel mercato, insomma un po' di confusione. E poi insomma, è arrivata questa sentenza che tutti conosciamo, che ha portato la squadra in Serie C, però insomma, a prescindere da questo io avevo espresso comunque la volontà di cambiare aria, perché come ho detto ho passato tre anni bellissimi, tranne ecco, l'ultimo che ci sono state un po' di difficoltà, no? Un po' per situazioni extracalcistiche, un po' insomma per il rapporto che si era un po' inclinato con i tifosi, quindi a prescindere dalla categoria, da tutto quanto, era la mia intenzione ecco, cambiare aria. Ecco. La Brescia si aspettava, mi sta anche parlando ultimamente, si augurava probabilmente una seconda punta da finare Caracciolo con la prima, quindi c'è un giovane ma comunque una prima punta, quindi cercava forse più una seconda punta
la coppia proprio tra virgolette comunque viene assortita lo stesso. Pensi di poterti comunque adattare ad un ruolo che magari non è esattamente il tuo, quindi come secondo appunto, oppure cioè, cercare comunque un adattamento diverso da quello che ultimamente hai fatto in questi ultimi anni, che non è un problema? Sì, penso non sia un problema, penso che poi parliamo comunque di eventuale compagno, potrebbe essere eventuale, sì. Con Andrea Caracci per, comunque è un giocatore di spessore sicuramente un lusso per la categoria, e quei giocatori bravi insomma non penso ci siano problemi. Poi fare la seconda e la prima punta non penso non ci sia problemi. Io a Empoli ho fatto anche l'esterno in Serie B con Baldini, mi sono adattato benissimo, ho fatto una decina di partite, quindi penso non ci siano problemi. Ti ritrovi bene con l'esterno? Sì, abbastanza bene. Certo, non è il mio ruolo, preferisco fare stare nell'area, perché penso che quello siano le mie caratteristiche, ecco. Però insomma nell'occasione sono un ragazzo che non si tira mai indietro, ecco. Ciao Daniele, si è parlato tanto della punta qua a Brescia che tardava ad arrivare, se è arrivato te, senti il peso della responsabilità in questo senso? No, guardi, sto talmente carico, talmente voglioso di far bene che penso sia, sono contento di questa scelta, penso sia una piazza importante, quindi non ci penso, però so che questa è una squadra che comunque mi ha raccontato che ha lo spirito giusto, penso sia una cosa fondamentale per riuscire a fare qualcosa di importante. 10 giorni fa no al Verona, 10 giorni dopo sì al Brescia, il motivo? Non lo so, questa io non posso nascondere che avevo trovato un accordo col Verona. Non sono andato per decisioni della società, in questo caso penso che hanno un tesoro, perché è una società ancora a metà, non è stato fatto il passaggio. Quindi poi in questo momento, 2 giorni fa ci ho fatto il Brescia e altre squadre e ho fatto l'accordo con il Semerano, però non so dirti il motivo vero e proprio. Non posso quella che è stata l'estate particolare dal punto di vista societario, retrocessione sul campo e a tavolino, il fatto di essere stato sfiorato da vicende antipatiche, fanno sì che questa per me sia un po' anche una ripartenza, voglio dire da zero, però dare una sorta di colpo di spugna. Sì, sì, era quello che volevo, era quello che mi serviva. È stata quasi un anno e mezzo che sono successe queste cose che non auguro a nessuno, perché comunque mentalmente comunque ti colpiscono, però insomma adesso ho superato, non ci penso più e va bene così, insomma un'esperienza dura che penso che mi sia servita anche a livello caratteriale, che mi ha rafforzato sicuramente. Che ricordo hai del tuo debutto in Serie A qui a Brescia? Emozione indimenticabile, penso. Poi insomma da un allenatore come Capello che mi ha, lo devo ringraziare perché comunque mi ha fatto esordire in Serie A e poi qui a Brescia proprio, quindi penso che alla fine Brescia sia nel destino. Così diceva prima che ovviamente non può avere 90 minuti, ma fisicamente stai bene, tu hai fatto tutto il lavoro con il Lecce, come stai fisicamente e nel caso in cui venerdì dovessi essere tornato in causa? Fisicamente sto abbastanza bene, ho svolto tutta la preparazione, le amichevoli estive e anche l'ultimo turno di Coppa Italia contro il Torino che abbiamo giocato nel 18. Poi da lì in poi non ho fatto più le amichevoli per vari motivi, però insomma ho sempre continuato ad allenarmi con la squadra. Però ho giocato per dire 90 minuti col Torino, quindi 20 giorni fa. All'epoca stavo bene, adesso bisogna vedere se manterrò, insomma, 90 minuti, comunque sto bene.